Martedì 11 maggio, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Si è aperta ieri e terminerà il prossimo 7 giugno l'offerta pubblica di acquisto di Finpanaria sul produttore di piastrelle Panaria. Il socio di maggioranza, che ha in portafoglio oltre il 70% dell'azienda con il diritto di voto all'80,6%, ha annunciato nelle scorse settimane l'operazione, precisamente il 1 aprile, per ritirare il titolo dal listino di Piazza Affari. Il prezzo corrisposto per ogni singola azione è pari a 1,85 euro, per un totale di 21,7 milioni che porteranno appunto al delisting del gruppo Panaria. Il comune di Sassuolo intitolerà 3 nuove strade a 3 imprenditori che hanno contribuito a fare la storia del distretto. Le strade prenderanno i nomi di Cirillo Mussini, Danilo Pifferi e Pietro Ballarini. Vediamo. Dopo Giorgio Squinzi, cui venne intitolata lo scorso novembre la strada di accesso al Mapei Football Center, il comune di Sassuolo sceglie di ricordare altri imprenditori, dedicando loro altre strade. Le strade in questione sono quelle in corso di realizzazione tra via Indipendenza e via Muraglie, sulla cosiddetta area ex Goia, oggi oggetto di lottizzazione edilizia. Mentre gli imprenditori sono Cirillo Mussini, Pietro Ballarini e Danilo Pifferi. Medico, docente universitario e imprenditore, tra i fondatori del gruppo Atlas Concord, il primo, scomparso nel 2007. Mentre Pifferi, scomparso nel 2005, fondò la ceramica artistica artigiana, venendo anche insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. A Pietro Ballarini, scomparso nel 1991, invece legata alla vicenda delle storiche officine Ballarini. È importante tramandare il nome di chi ha reso grande la nostra città anche per le future nuove generazioni, il commento del sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani, perché grazie all'intuito, all'intraprendenza e alla determinazione di persone come Cirillo Mussini, Danilo Pifferi e Pietro Ballarini, se un paese come Sassuolo è diventato il capoluogo di un distretto economico tra i più importanti del nostro paese. Segnali di ripresa per i costruttori italiani di macchine e attrezzatura per ceramica dopo il calo di fatturato degli ultimi 2 anni. Nel primo trimestre di questo 2021 hanno visto aumentare del 33,3% le vendite rispetto allo stesso trimestre del 2020. I mercati esteri sono quelli che dimostrano maggiore dinamismo, registrando più 37,9% di vendite, con particolare fermento per Spagna e Cina. Il mercato domestico cresce del 27,3%. Ed ora veniamo ad Adolfo Tiles on the road e scopriamo insieme Ferrari Cicarini. Questo è il secondo showroom che abbiamo, ne usiamo appunto due, uno per le macchine più grandi e questo per le macchine che noi chiamiamo compact, comunque tutte dedicate a dare valore aggiunto naturalmente alle piastrelle, alle marmette, alle grandi lastre, e proprio davanti a me e dietro di me vediamo un bel po' di prodotti che io definisco ad altissimo valore aggregato, come appunto i top cucina, i top bagno e naturalmente tutta la parte che riguarda gradini, scale e arredamento urbano. Ha riaperto il Castello di Spezzano e nella sezione manodopera del Museo della Ceramica è possibile visitare il nuovo allestimento multimediale sulla fornace Carani. Per un secolo l'unica manifattura industriale fioranese, comprendente testimonianze dei lavoratori, documenti dell'archivio comunale e il plastico in scala 1 a 20 realizzato da Giuseppe Cuomi. E anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano che supera i 2.670 miliardi di euro. Arrivederci.